mezz'ora per non chiudere per sempre. Questa è la protesta dei commercianti di Castel San Giorgio, via Guerrazio, una protesta simbolica. Per mezz'ora saracinesche abbassate oggi lunedì 7 settembre ore 18. Ai nostri microfoni Gennaro Cibelli, uno dei promotori di questa iniziativa. Perché questa protesta? Allora, la protesta nasce dal motivo della viabilità e della mancanza di flusso di traffico dopo che è stato istituito questo senso unico nella frazione Santa Croce. Voi lamentate un considerevole calo di vendita, in che percentuale? Allora, noi io sono uno di quelli che ha poco rispetto ad altri sulla strada di perdenza, però per solidarietà e per motivi di discussione con altri amici abbiamo deciso di fare questa serrata tale da poter poi dialogare con l'amministrazione sulle nostre proposte. Voi cosa che dite? Allora, in una maniera semplice, siamo solidali con gli amici residenti della frazione di Santa Croce, dove praticamente hanno delle logiche dimostranze da dover fare e pretendevano un senso unico alla viabilità. Questo senso unico a noi sta bene, ma il senso di marcia a noi non sta bene, perché questo senso di marcia istituito ci taglia fuori da qualsiasi praticamente flusso di auto e quindi arrivo dei nostri clienti. La classe dirigente locale, intendo l'amministrazione locale guidata da Pasquale San Martino, e l'opposizione guidata da Franco Nazionale, si sono portati rispetto alla vostra protesta? Non abbiamo dialogato con l'amministrazione in carica, ci hanno detto che è una prova. E quindi noi questa prova, che doveva essere di pochi giorni, già è stata procrastinata a più di 10 giorni. La minoranza oggi attuale in questo comune già in precedenza aveva fatto la stessa scelta, ma alla stessa maniera nel momento della proposta però questo tipo di viabilità. Grazie. La protesta? Perché da quando hanno chiuso la strada del negozio dove lavoro sono scese del 5% del 70% una settimana. Ecco, voi cosa chiedete? Noi abbiamo una soluzione più idonea, più adatta soprattutto per noi venditori e soprattutto per la strada, per appunto defluire meglio il traffico e altre cose. La chiusura secondo me è stata molto drastica, la chiusura della strada è stata una cosa molto drastica, possono esserci altre soluzioni, molte persone confrontandosi tranquillamente con noi. Quindi voi chiedete un confronto con l'amministrazione comunale, con la Martina e con l'assessore al commercio? Certo, assolutamente, prima di pensare a una cosa, noi prima di farla, soprattutto al comune, il permesso, non ci hanno mai voluto ricevere. Ecco, quindi voi siete speranzosi che questa richiesta possa essere presa in considerazione? Certo, speriamo tanto che il comune e il sindaco ci ascolti e ci venga incontro. Noi assolutamente siamo non proprio per protestare o ribellarci, ma soltanto per avere un confronto. Grazie. A questa manifestazione di protesta contro la viabilità a Castel San Giorgio anche il consigliere comunale di Donoranza, Gilda Prandini. Perché questa presenza? Buonasera, la mia presenza è giustificata molto semplice, di essere dalla parte che sono cittadini del nostro territorio, quindi esprimiamo un gruppo di minoranza forti per i nostri di sostegno a tutti i commercianti. Loro chiedono un incontro, lamentano un considerevole problema, c'è addirittura del 50%. Voi siete promotori di un con il sindaco Martini e l'assessore commercio? Il nostro obiettivo, ripeto, è sempre quello di stare dalla parte. Nel momento in cui lamentano una carenza del tempo, primo periodo, certamente ascolteremo le loro istanze e saremo promotori di quelle che sono le istanze dei commercianti di Castel San Giorgio ed in particolare di questa strada. Grazie.